Benvenuti ragazzi o bentornati qua nel canale. Premessa fondamentale, questo non è assolutamente un video promozionale alla DJI Care Refresh. E proprio per questo non troverete nel video e in descrizione nessun link o altro in merito appunto a questo prodotto. Ma credo sia importantissimo raccontarvi perché con 39 euro è da fare per tutti coloro che si prendono un Mavic Mini. Ricordandovi che è possibile solo nelle prime 48 ore dall'attivazione del drone appunto attivare anche questa Care. Ve ne parlo in questo video. Vi racconto come funziona, come attivarla e perché chi compra un mini gli conviene davvero farla. Vai! Molti di voi lo sapranno già, altri no. E dunque oggi diciamo che vi racconto cosa sia questa DJI Care Refresh, che in pratica è una garanzia che consente di, fra virgolette, levare le gambe, concedetemi il termine, in caso di incidente del vostro drone. E in moltissimi casi, grazie a questa garanzia aggiuntiva, DJI provvede a sostituzioni rapide del drone accidentato. Ovviamente, ragazzi, anche se accade per colpa nostra. Che ne so, sto volando sopra un albero, mi sembra di passare tranquillamente sopra, trovo un ramo un po' più alto, il drone ci va a sbattere, fa un crash, ecco, mi danno il drone nuovo. Il servizio garantisce una copertura dagli incidenti più frequenti, diciamo, e vale 12 mesi successivi appunto all'attivazione di questa garanzia. Questa sorta di assicurazione, chiamiamola similar casco, una volta acquistata o tramite il sito DJI, oppure insieme direttamente al drone appunto fisicamente in negozio, o sempre nel sito DJI, magari contemporaneamente con l'acquisto del drone, e in molti casi, escluso quello dell'acquisto in contemporanea del drone online, che automaticamente sarà attivata su quello specifico drone, riceverai un codice di attivazione della DJI Care Refresh via mail o direttamente nel tagliando del negoziante, e dovrai appunto inserire il codice sul sito dji.com proprio nella sezione dedicata appunto alla DJI Care, e tutto questo per renderla ovviamente attiva. Vi ricordo che una volta avviate le procedure di accensione e configurazione del drone avete ben 48 ore di tempo per procedere, ragazzi, anche ad attivare ovviamente la Care. Ma andiamo a vedere esattamente come funziona questa DJI Care Refresh, perché a mio avviso per 39 euro, ragazzi, è molto utile e importante farla. Allora ragazzi, diciamo che la DJI Care ci dà una copertura abbastanza ampia, ovvero ci copre, diciamo, da incidenti di vari generi che possono occorrerci quando si vola con il drone. Sia chiaro che non è che con questa allungate ne sostituite la normale garanzia italiana, ragazzi, dei classici 2 anni, ma in pratica un'ulteriore garanzia per fare in modo che diciamo il nostro drone possa essere velocemente sostituito in caso di una collisione accidentale, ma anche per esempio da danni voluti ad acqua o molto altro, solo pagando una piccola cifra che adesso vi spiegherò. E questo nell'anno di validità avrete in pratica la possibilità di sostituzione di ben 2 droni dopo altrettanti incidenti, ragazzi. Per il primo vi sarà rimandato il drone nuovo o ricondizionato ad un costo di 40 euro. E se siete talmente, diciamo, sfortunati e avete una nuova collisione o rottura di nuovo del drone, vi sarà rinviato nuovamente un altro drone, e questo al costo la seconda volta di 49 euro. Se dovrete, diciamo, e vi auguro comunque di no, attivare la procedura per avere un nuovo drone in sostituzione con la DJI Care, questo è veramente banale, ragazzi. Basta andare sul sito, riempire il form e riceverete assistenza per spedire il vostro drone accidentato e riceverne uno nuovo al posto di quello accidentato. Per finire, ragazzi, vi spiego come si attiva la DJI Care, e i modi, diciamo, sono 3. Il più semplice è quello automatico, ovvero se acquistate un drone sul sito DJI e insieme ordinate anche la Care. In quel caso, in automatico si attiverà la copertura di 12 mesi legata direttamente a quel drone, e sarà attiva dal momento che riceverete il prodotto.
Il secondo caso è quello di un acquisto a parte al drone dal sito DJI. Anche da lì vi arriverà una mail, dovrete inserire il vostro numero di serie del drone che trovate qua per procedere all'attivazione. Per finire, il terzo caso, come che se acquistate l'aereo in un negozio fisico insieme al drone, che magari il caso è magari di molti di voi e molti preferiscono, ovvero prendere appunto il drone in negozio. Ecco, vi faccio vedere nel dettaglio in questa procedura come facciamo ad attivarla, per cui vi può servire utile. Guardate, questa è la procedura esatta per l'attivazione. Bene, andiamo sul sito della DJI, ovviamente all'indirizzo della Care, e una volta andati appunto sulla pagina specifica, andiamo a fare l'attivazione. La procedura è molto semplice. Avete in mano il vostro codice che avete acquistato dal negoziante, in questo caso. Andate ad inserire appunto il codice che trovate, eccolo là. Nel tagliando che vi è stato consegnato, andate a inserirlo e una volta inserito procedete ancora avanti. Lui vi chiederà i dati relativi al numero di serie del drone, che lo trovate tranquillamente nella scatola del drone stesso. Andate a inserire appunto il numero del drone e proseguite con Next avanti. Andate a inserire tutti i dati relativi alla vostra attivazione e inviate. Così riceverete poi una mail che vi conferma il numero di attivazione, la validità della HR, e il gioco è fatto. Bene ragazzi, in definitiva ritengo davvero importante a 39 euro pensare a questa soluzione, sia per coloro che acquistano un Mavic Mini e sono inesperti, ma anche per coloro che sono più esperti perché ci consente comunque di volare un po' più sereni con una cifra a mio avviso accettabile, sono 39 euro, vedete, sì. Spero che questo video vi sia stato utile, ragazzi. Datemi un like, iscrivetevi al canale, se potete ovviamente condividetelo e seguitemi nei profili social, ovvero Instagram e Facebook. Ciao, alla prossima da Bigenette.